Esiste un pregiudizio di cui nessuno parla, esiste in tutto il mondo, ma anche qui da noi in Italia. Si tratta di un pregiudizio pericoloso che in realtà fa sì che alcune persone vengano viste diversamente da altre e anche in modo particolarmente pericoloso. Sto parlando del pregiudizio che le persone credenti nutrono nei confronti degli atei, ma non solo le persone credenti. Alcuni studi hanno dimostrato che esiste un pregiudizio nei confronti delle persone che non hanno alcuna convinzione diretta verso una divinità. In poche parole, le persone che non credono in un Dio sono meno morali delle persone religiose? Oggi ci poniamo questa difficilissima domanda. Ciao a tutti, da Gennaro Romagnoli, psicologo, psicoterapeuta. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di pregiudizi. Che cosa sono dei pregiudizi? Beh, lo dice la parola stessa dei giudizi a priori. Ebbene, per quanto ne sappiamo, noi psicologi studiamo il pregiudizio da tantissimo tempo perché il pregiudizio funziona un po' come uno schema di riferimento che in realtà dà forma alla nostra percezione. Anche se non lo sai, anche tu hai diversi pregiudizi e, come sappiamo dalla psicologia sociale, non è per nulla facile né identificarli e soprattutto su noi stessi e soprattutto non è facile scardinarli. Il primo passaggio e da sempre il primo passaggio storico della, diciamo così, l'evoluzione della nostra società è riconoscere quali sono questi pregiudizi per avere una società maggiormente democratica, maggiormente egualitaria, potremmo dire così, per usare un termine che ho detto anche un po' male, ma ci siamo capiti. Ebbene, il pregiudizio nei confronti degli atei l'ho scoperto quest'anno. Potevo già immaginarlo, ma non mi aspettavo che avesse questa portata. In particolare ad illuminare il mio cammino è stato questo libro del mitico Robert Sapolsky, che molti di voi già conoscono perché ne abbiamo già parlato in passato. È un libro molto particolare che ti invito a leggere. Ma sappi che le sue tesi sul fatto che non esista il libero arbitrio non mi vedono poi così tanto d'accordo. Poi magari un giorno ne parleremo perché, come vedi, eh, ho consumato, divorato questo libro ed è pieno zeppo. Di appunti. Se siete appassionati della tematica dovete assolutamente leggerlo e ovviamente state attenti perché il libro cercherà di convincervi che non esiste il libero arbitrio. Ebbene, nella parte finale di questo libro, Sapolsky inizia a parlarci dei pregiudizi nei confronti degli atei. E ti sembrerà assurdo, ma ci sono studi che dimostrano che in tribunale gli avvocati e anche gli imputati che fanno appello ad una qualche divinità hanno degli sconti di pene significativamente maggiori rispetto invece agli imputati e agli avvocati che si dichiarano direttamente atei o che addirittura vengono additati come atei dalla controparte. In altre parole, sembra essere addirittura un argomento intelligente dire: e eh vabbè, ma l'imputato è ateo, quasi come se fosse una colpa. Determinati studi. E sondaggi hanno dimostrato che nella, diciamo così, nella coscienza popolare è davvero così. Le persone che non hanno una credenza in una divinità vengono viste sia dall'out group, cioè dal gruppo dei religiosi, ma in parte anche dal gruppo degli atei, come meno morali. Perché meno morali? Perché non c'è una divinità ed una religione che detta delle regole morali ed etiche di condotta per questi individui. Ma il bravo Sapolsky raccoglie alcuni studi che non vanno a prendere, diciamo così, le opinioni delle persone, ma mettono in pratica determinati comportamenti per vedere se attraverso dei giochi si può capire se vi sono delle realistiche differenze tra chi è ateo invece e chi crede. Ebbene, devi sapere che all'atto pratico non ci sono alcune differenze, cioè a parole gli atei sono meno morali dei religiosi, ma nelle azioni sono identici. Sapolsky ci racconta di anche come alcuni psicologi, alcuni antropologi, abbiano scoperto che quando eravamo dei piccoli clan cacciatori e raccoglitori composti da non più di 100-150 individui, avevamo delle divinità non moralizzatrici, cioè... Non c'erano delle divinità a controllare quello che facevi. Via via che ci siamo riuniti in villaggi sempre più grandi fino a costituire le polis, quindi grandi città, abbiamo sempre di più accettato la presenza di divinità sempre più moralizzatrici. Questo lo racconta Sapolsky, anche se leggendolo io dentro di me ho pensato sì, però in realtà non è che la polis greca fosse composta da cinque persone. Era comunque un agglomerato di molte persone. E gli dei greci sono molto diversi dagli dei romani, che a loro volta sono diversi dal cristianesimo. Cioè, sembra che ci sia stato via via, via via, che si è sviluppata la società ed è diventata sempre più complessa il bisogno di una morale che arrivasse dall'alto. Occhi! diciamo così moralizzatori che non appartengano alla nostra specie ma che siano in un qualche modo divini ebbene questa ipotesi antropologica ancora una volta spinge verso l'idea che una persona che non ha una credenza tra virgolette in una divinità sia necessariamente meno morale ma come ti ho raccontato dagli studi riportati da Sapolsky non è affatto così nelle azioni la moralità è pressoché identica siamo tutti bravi a parole ma poi quando c'è da comportarci bene un'altra questione. È famosissimo l'esperimento del buon samaritano fatto tra l'altro all'interno di un convento in seminaristi che dovevano diventare preti e ai quali veniva fatta leggere prima la parabola del buon samaritano che si ferma ad aiutare tutti e poi mentre dovevano spostarsi da un edificio all'altro veniva messa in, a loro pressione dicendo che era tardi, dovevano spostarsi velocemente e non notavano che c'era una persona che stava male per terra, che ovviamente era un attore e pochi si sono fermati ad aiutarla. Quindi sulla carta stavano scrivendo quanto è importante essere dei bravi cristiani, ma poi nella realtà, a causa della pressione creata dagli sperimentatori, nessuno o quasi nessuno si fermava ad aiutare il moribondo o il finto moribondo. Sapolsky scrive a pagina 333 e te lo leggo, la mancanza di fede nel fatto che le proprie azioni siano giudicate da un'entità onnipotente corrompe la moralità? Apparentemente sì. Almeno ciò parrebbe valere finché si chiede alle persone di dire quanto sono moralmente adeguate, piuttosto che dimostrarlo, oppure quando le si espone al priming per mezzo di stimoli religiosi. Cosa vuol dire? Che se ti faccio vedere un crocifisso, anche se tu non sei religioso, sei nato all'interno di una cultura cristiana e quel simbolo religioso aumenta in te quel tipo di moralità parlata, tipica di chi invece è religioso. Abbiamo visto migliaia di volte cosa significa prime. Uno stimolo che viene dato prima ha un'influenza diretta su come ragioni su come percepisci anche una semplice parola ha un effetto diretto sul tuo modo di comportarti e di percepire la realtà anche se è molto piccolo e limitato questo effetto e eh, dobbiamo dirlo inoltre tutto ciò vale finché le buone azioni sono di matrice individualistica cioè quando sei tu a farle su te stesso piuttosto che collettivistica e sono anche rivolte a persone che ci assomigliano in altre parole siamo molto più caritatevoli con chi assomiglia a noi per colore della pelle per tratti somatici rispetto a chi non ci somiglia o a chi sappiamo far parte del nostro in-group, cioè parte del nostro gruppo, rispetto che all'out-group, le altre persone. Ma lo sapevamo già questo. Lo scetticismo in merito all'esistenza di Dio moralizzatore non genera in maniera particolare la manifestazione di comportamenti immorali. Questo è ciò che ci dice Sapolsky. Ma come ti dicevo, questa faccenda ha un effetto diretto perché nei tribunali è dimostrato direttamente che la credenza in una divinità Diminuisce le pene. Non solo nei tribunali, ma anche nei colloqui di lavoro. È stato dimostrato che le persone che dimostrano direttamente il loro essere atei, dichiarandolo magari anche per sentirsi un po' più scientifici, di fronte al futuro datore di lavoro, sono invece vittime di pregiudizi. Ah, se non credi nell'invisibile mi dispiace, ma non puoi lavorare per noi. Neanche se siamo un'azienda di ingegneria e microchip. Lo so, ti potrà sembrare assurdo, ma è proprio così: esiste un pregiudizio inconscio, come per dire: Eh, guarda, amico mio, che se non credi nell'entità invisibile che tutti quanti noi abbiamo scelto per farci comportare bene, allora tu sicuramente non ti potrai e non ti saprai comportare bene. Grazie. Dio non è così. Tuttavia, esiste il pregiudizio che, ti ripeto, agisce sulla tua mente anche se non lo sai. Quindi la prossima volta che incontri una persona che si dichiara atea, mi raccomando, tieni a mente questa cosa. Se sei tu la persona atea, mi raccomando, tieni a mente questa cosa, soprattutto se felicemente e con leggerezza dichiari prima di un colloquio di lavoro o addirittura in tribunale o di fronte, non so, a delle forze dell'ordine di essere ateo per sentirti magari mm, non moralmente più intelligente, ma magari per dichiarare qualcosa di te stesso o di te stessa. Stai attento, stiamo attenti perché questo pregiudizio è ancora molto forte. E ci sono diversi studi che provano come il fatto che quando dichiariamo di essere atei gli altri abbiano immediatamente degli schemi mentali che scattano, così come purtroppo scattano degli schemi mentali ogni volta che vediamo una persona che ha dei tratti somatici differenti dai nostri e che lo caratterizzino immediatamente all'interno di una categoria che è diversa dalla nostra. Sì, anche se tu hai tantissimi parenti tutti diversi, con colori della pelle diversi, tutti diversi da te, in realtà quando incontri per strada una persona diversa da te, Ecco che dentro di te si attivano tutti quegli schemi atavici che ti fanno, tra virgolette, essere un po' più in guardia rispetto al normale. Si chiama anche bias implicito e ne siamo tutti quanti vittime. Conoscerlo? Sapere che siamo vittime di questi schemi mentali, di questi pregiudizi, è il primo passo per iniziare a smontarli. E ciò che abbiamo visto in realtà negli ultimi decenni è stato un miglioramento da questo punto di vista, dell'andare a prendere proprio quei pregiudizi. E andarci a lavorare dentro. Insomma, la storia è fatta in questo modo. Abbiamo dei pregiudizi, schemi molto rapidi che ci aiutano a sopravvivere ed è per questo che sono rimasti con noi. Tuttavia, abbiamo scoperto che molte volte questi schemi rovinano. Il percorso verso un paese più democratico, verso un paese maggiormente civile, urbano, cioè per un miglioramento generale della nostra società. Imparare a sapere che abbiamo certi schemi, imparare a riconoscerli e in alcuni casi metterli da parte è una modalità eccezionale per migliorare noi stessi e il mondo che ci circonda. Ah, non so se lo sai, ma la pratica della meditazione ha dimostrato riuscire a farci fare quel passetto indietro, utile, necessario per osservare i nostri pregiudizi quindi se proprio ti stai chiedendo che cosa posso fare oltre al fatto di iniziare a diventare più consapevole di questo tipo di schema mentale un'altra cosa che puoi fare è iniziare la pratica della meditazione di consapevolezza vipassana o mindfulness in un qualsiasi corso vicino a casa tua noi abbiamo i nostri corsi e li metto qua sotto ma sappi che puoi farlo in un qualsiasi luogo Vicino a casa tua. Ragazzi, questo mattonazzo ha oltre 500 pagine e super approfondito. Presto parleremo anche del tema principale di questo libro, cioè del libero arbitrio. Ma nel frattempo, ho voluto darti un po' un assaggino di questa faccenda che è molto più profonda di quanto io sia riuscito a spiegarla in questo momento. Quindi fatemi sapere se volete che approfondisca questa tematica. Fatemi sapere quale pezzo di questa tematica desiderate che io approfondisca. E se non l'avete ancora fatto, Iscrivetevi al canale, cliccate su mi piace, fate tutte quelle cose che aiutano l'algoritmo a riconoscere l'importanza di questi contenuti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Anche tu provi ansia? Ho creato un test per farti scoprire il primo passo da fare nel tuo caso specifico per gestire meglio l'ansia e ritrovare la serenità. Il test è velocissimo e se vuoi farlo trovi il link qui sotto in descrizione.